Arriva il decreto per lo stato di emergenza di Venezia, primo atto per riconoscere il risarcimento danni a cittadini e imprese. Le misure approvate consentiranno di indennizzare i privati fino a un limite di 5.000 euro e gli esercenti fino a 20.000. Come commissaria del MOSE è stata scelta Elisabetta Spitz, ex direttore dell'Agenzia del Demanio. L'opera andrà completata. Intanto domani al MISE è previsto un incontro tra il governo, i sindacati e i vertici di ArcelorMittal. Agli arresti domiciliari l'ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi. Le vengono contestati reati di finanziamento illecito, fatture false, corruzione e truffa nell'ambito dell'inchiesta denominata Mensa dei Poveri. Nonostante la giovane età, Lara Comi ha mostrato nei fatti una non comune esperienza nel fare ricorso a diversi collaudati schemi criminosi, ha scritto il magistrato nell'ordinanza di arresto. Scalpore nel mondo della politica, dove Lara Comi era considerata tra le figure emergenti di Forza Italia. In arrivo assunzioni per 48.000 docenti precari. Il decreto scuola all'esame congiunto delle commissioni lavoro e cultura della Camera punta a combattere il precariato nel mondo dell'istruzione. Solo quest'anno si sono registrate 100.000 supplenze nel nostro paese. I rappresentanti della maggioranza in conferenza a Montecitorio presenteranno un pacchetto di 275 emendamenti a firma congiunta per migliorare il decreto. Il risultato finale per noi è più che soddisfacente, commenta Deborah Serracchiani, vicepresidente del Partito Democratico. Dalla telechirurgia al bike sharing, dal braccialetto per un controllo medico a distanza al giro del mondo organizzato col telefono. Sono i servizi smart che ormai caratterizzano la vita di tutti, in settori fondamentali come sanità, turismo e trasporti. Un comparto da 24 miliardi di euro l'anno, in crescita del 3,8% rispetto a 2018. Paolo Vannuzzi, presidente dell'azienda specialistica del settore Nuvol. La tecnologia sta già migliorando la vita delle persone, dice, sarà sempre più importante per l'Italia investire nella crescita digitale. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.